Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo speciale Halloween. Oggi siamo in una nuova location, la mia cucina, perché volevo farvi vedere un menù semplice da proporre la sera di Halloween. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di seguirmi sugli altri social. Questa è una ricetta facile, adatta sia per gli adulti che per i bambini, molto divertente, quindi anche dal punto di vista culinario per i bambini. Lo potrete fare insieme a loro, si divertiranno tantissimo. Quella che andremo a vedere in questo momento sono le mummie al forno. E ora andiamo a vedere gli ingredienti. Pan carré o pane bianco a fette, passata di pomodoro, olio evo, origano, mozzarella per pizza tagliata a striscioline o sottilette, olive nere denocciolate. Questa ricetta la potete trovare facilmente su internet, ci sono tante versioni, io ne ho scelta una e sono qui a riproporla a voi. Prendiamo una fetta di pan carré e andiamo a tagliare i tre bordi. Prendiamo la salsa di pomodoro, già salata, andiamo a mettere un goccettino di olio, un pizzico di origano e andiamo a mescolare. Prendiamo la salsa e la cospargiamo sulla fetta. E mettiamo in forno statico a 180 gradi per 4 minuti. Nel frattempo che il pan carré è in forno, andiamo a tagliare le olive nere, che serviranno poi per fare gli occhietti. Le andiamo a tagliare a rondelle sottili. Per 7 fette di pan carré ci serviranno 14 occhietti. Ho appena sfornato le fette di pan carré dal forno e adesso andiamo a decorarle con formaggio e olive. Andiamo a mettere le striscioline di formaggio, non tutte dritte così, ma bisogna cercare anche di metterle un po' in obliquo per creare l'effetto di bendatura della mummia. In questa strisciolina che si andrà a mettere in alto alla fetta, andiamo a mettere gli occhietti della mummia con le olive nere. Come ultima cosa, andiamo a mettere la strisciolina come benda, coprendo metà occhio. Ecco qua. Ora la mettiamo in forno statico a 180 gradi per 2 minuti. Ecco finite le nostre mummiette. La seconda ricetta che vado a proporvi sono i ragni di Halloween. Andiamo a vedere gli ingredienti. 4 uova sode, olive nere denocciolate, un po' di ketchup e un po' di maionese. Iniziamo con la preparazione. Prendiamo un uovo e lo andiamo a tagliare a metà. Lo mettiamo un attimo da parte e prendiamo un'oliva. Il corpo del ragno lo facciamo prendendo l'oliva e tagliandola a metà. Per fare invece le zampette prendiamo un'altra oliva, la tagliamo sempre a metà e andiamo a tagliarla a striscioline. Per ogni ragnetto ci serviranno 6 zampine. Adesso andiamo a comporre il ragnetto. Prendiamo metà dell'uovo, possiamo scegliere se farlo con la maionese, col ketchup oppure con la salsa rosa mischiando le due salse. Adesso vado a prendere la maionese. Poi prendiamo uno stuzzicadenti, andiamo a impregnarlo leggermente con la maionese e il nostro ragnetto è finito. E anche i nostri ragnetti sono terminati, fanno tantissima scena e sono velocissimi da preparare. Eccoli qua! L'ultimo antipasto che vi propongo sono le dita di streghe salate senza pasta sfoglia. E ora andiamo a vedere gli ingredienti. 3 würstel e 6 mandorle. Andiamo a tagliare a metà i würstel e adesso dobbiamo creare un incavo per le unghie dove andremo poi a inserire la mandorla. Andiamo col coltello a segnare 3 righe, 1, 2, 3 in alto e le altre 3 verso il basso. Una volta fatte le nostre incisioni alle dita, andiamo a cuocere sulla piastra a fuoco medio per 5 minuti. Dopo 5 minuti dalla piastra, le nostre dita sono pronte e saranno così. Andiamo adesso a decorarle con il ketchup, come se le dita perdessero del sangue. Il risultato è questo. Come primo ho fatto una semplicissima pasta al pomodoro, ma quello che andrà a associare il nostro piatto ad Halloween è la decorazione. Andiamo a vedere. Per fare il nostro primo ci servono delle ciliegie mozzarellina, gli spaghetti con una salsa di pomodoro, i pomodori ciliegino e delle olive denocciolate verdi. Per prima cosa andiamo a tagliare a fette il pomodorino.
Poi andiamo a svuotare il pomodoro, prendiamo una mozzarellina e andiamo a tagliarla a metà. L'andiamo a mettere all'interno del pomodoro, girata col bulbo in alto. Prendiamo un'oliva, la tagliamo a rondelle e l'andiamo a posizionare al centro. Andiamo a farne un pochino per decorare la nostra pasta. Questo primo lo possiamo chiamare spaghetti di occhi di Frankenstein. Ecco, il nostro primo è pronto. Come secondo vi propongo una torta di zucca e speck. E adesso andiamo a vedere gli ingredienti. Un rotolo di pasta sfoglia rotonda, 250 g di zucca già pulita, io qui l'ho già cotta al vapore per circa 8 minuti, 100 g di speck tagliato o a cubetti o a fettine, 200 g di stracchino, un uovo, un cucchiaio di grana grattugiato, sale e pepe. Andiamo a inserire all'interno di una ciotola abbastanza capiente la zucca, lo speck, lo stracchino. Dopo aver mescolato, andiamo ad aggiungere l'uovo, il parmigiano, un po' di sale e un po' di pepe. Andiamo a mescolare di nuovo. Finito di mescolare, andiamo a mettere il nostro composto da una parte e andiamo a foderare la teglia con la nostra pasta sfoglia. Ora andiamo a prendere la forchetta e creiamo dei buchetti. E adesso andiamo a versare il composto all'interno della pasta sfoglia. Andiamo a spalmare il composto. Finito, andiamo a richiudere con il bordo della pasta sfoglia la nostra torta. Adesso la mettiamo in forno già caldo, statico, a 190 gradi per 30 minuti. La nostra torta di zucca è pronta ed eccola qua. Ed eccoci arrivati al dolce. Prepareremo dei muffin con gocce di cioccolato. Ci servirà 90 ml di latte, 150 g di farina, 60 g di burro, 50 g di gocce di cioccolato, un uovo, un aroma alla vaniglia, 30 g di zucchero, mezza bustina di lievito per dolci e come decorazione delle bandierine con fantasia di Halloween. Andiamo a rompere l'uovo. Uniamo lo zucchero e andiamo a sbatterlo con la frusta. E ora andiamo ad aggiungere burro, latte tiepido, farina e lievito. E adesso vado a mescolare il tutto con la frusta. Sono andata a mescolare tutti gli ingredienti per farli amalgamare al meglio. Dopo vado ad aggiungere le gocce di cioccolato. Verso un po' di aroma di vaniglia, è facoltativo ma a me piace così, e mescolo. L'impasto deve avere più o meno questa consistenza. Con quattro stampini da muffin o tortina andiamo a mettere all'interno il composto. Ecco i nostri quattro stampini e adesso li andiamo a infornare a 180 gradi per 20 minuti. I nostri muffin sono pronti e andiamo a decorarli. Adesso vado a inserire sopra il muffin queste bandierine con varie fantasie di Halloween. Le zucche, i pipistrelli e la strega. E i nostri muffin sono pronti. E ovviamente la frutta non può mancare. Ho pensato di fare delle banane che rappresentino dei fantasmini con delle goccine di cioccolato. E adesso gli ingredienti. Una banana e delle gocce di cioccolato. Sbuccio la banana, la taglio a metà, prendo le goccette di cioccolato, adesso ne ho prese due e vado a fare gli occhietti, la bocca e il risultato è questo. Ed ecco qua, la nostra cena è pronta e buon Halloween! Sia piaciuto e che vi abbia potuto dare qualche consiglio per la cena di Halloween. Se vi è piaciuto mettete dei like ed iscrivetevi al mio canale per non perdere i video futuri. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!